Allora, io vi ho detto, vediamo i consumi, la quantità di energia, di valutare la quantità di energia in ingresso e la quantità di energia in uscita. Allora, dal punto di vista metodologico, queste due quantità hanno, diciamo, fare diciamo, valutare le quantità in ingresso, valutare le quantità in uscita, ha un nome diverso in funzione da dove approccio il problema. Se guardo le quantità in ingresso, in effetti è come se facessi un operational rating, si dice. Cioè, prendo, vedete qua è una pila in cui metto olio, combustibile, gas, elettricità e la somma di queste quantità, tutto quello che è. Allora, perché è interessante guardare anche nel contempo le quantità di uscite e fare un bilancio? Perché se guardate le quantità di uscite, vedete, diciamo, avete quanto consumate il riscaldamento, quanto il raffreddamento, quanto in conduzione di acqua calda sanitaria, quanto in ventilazione, quanto in illuminazione e così via. Quindi potete vedere tutto quello che entra e tutto quello che esce andando a vedere ovviamente, diciamo, questi aspetti. Ovviamente all'interno di questa pila potete ulteriormente vedere cosa c'è nel riscaldamento, perché nell'ambito del riscaldamento una certa, come abbiamo visto in quel diagramma precedente, una certa quantità se ne va per cosa? Se ne esce per dispersione attraverso le pareti, un'altra quantità se ne esce per cosa? Per ventilazione. Perché se noi rimaniamo qua dentro con le finestre, diciamo, con le porte chiuse, con gli impianti, diciamo, che non ci danno più un ricambio di aria, ebbene, cioè, a un certo punto qua l'aria diventa irrespirabile. Non c'ho la sonda di CO2 qua, ma ovviamente anche voi, se bruciate energia, in qualche modo che fate? Emettete CO2, e quindi qua dentro la percentuale di CO2 salirebbe in modo insostenibile. E quindi ovviamente dovete ventilare, dovete prendere l'aria che sta qua dentro e buttarla fuori, e prendere l'aria fresca e metterla dentro. Ovviamente la quantità di energia che serve a riscaldare l'aria che entra, ovviamente la dovete, diciamo, in qualche modo considerare. E quindi parte di energia se ne va per ventilazione. Questi sono i due termini sostanzialmente che dovrete valutare. Oggi imparate a valutare il primo, la quantità di trasmissione, che è una quantità un po' più importante. Nella prossima lezione guarderete alla seconda, quella per ventilazione. Poi ci sono dei termini che invece, diciamo, sono vantaggiosi, dei termini di interesse. Quali sono? Sono i cosiddetti apporti gratuiti, anche questi li imparerete a stimare nella prossima lezione. E gli apporti gratuiti sono quelli che ciascuno di voi dà qui dentro, perché ognuno di voi ha la lampadina, abbiamo detto, quindi vi portate che cosa? Ognuno di voi si porta la colazione stamattina e che brucia qua dentro, e quindi la quantità di energia che rilascia all'interno dell'ambiente. Quindi primo termine. Secondo termine, le attrezzature, cioè le altre attrezzature che sono qui dentro, quindi sono gli apporti gratuiti interni. Poi ci sono gli apporti gratuiti esterni. Se alziamo questo telo, entra, diciamo, la radiazione solare, quindi ci entra una certa quantità di energia senza che accendiamo i termosifoni, arriva dall'esterno. Ovviamente stiamo parlando soltanto del riscaldamento, quindi ricordiamoci che nella vostra scuola il minimo che dovete fare è fare esclusivamente il riscaldamento, cioè fare un bilancio e fare una diagnosi energetica soltanto per il riscaldamento infernale, che poi è la cosa più importante, diciamo chiaramente, anche perché purtroppo non abbiamo abbastanza soldi per condizionare l'estate, non penso che voi abbiate un raffrescamento estivo nella scuola, e l'acqua calda sanitaria, non penso che abbiate una piscina o delle docce per poter, diciamo, fare consumare molta acqua calda, sanitaria, quindi anche quella è una quantità minima. E quindi di fatto il grosso macigno è proprio quello. Quindi ovviamente quello che facciamo, diciamo, il minimo che dovete fare è questo. Poi se, diciamo, qualcuno ha, diciamo, un progetto speciale, vuole fare di più, diciamo, fare di più, potete sempre fare. Ovviamente parliamo di edifici classificati sotto E7. Allora, di fatto questa classificazione ci serve a vedere l'indice di prestazione energetico. Allora, io vi ho detto stamattina per gli edifici residenziali, vi ho detto kilowattora a metro quadrato anno. Attenzione, perché alcuni edifici, come gli edifici scolastici, poiché le altezze sono diverse rispetto a quelle delle abitazioni di 3 metri, vanno a metro cubo, quindi non dividerò la quantità di energia per i metri quadrati di superficie utile, ma la dividerò per i volumi interni. Quindi quando farete questo indice dovrete dividere questo, ma questo imparerete a farlo, diciamo, nelle prossime lezioni. Adesso vi ho soltanto un cenno di questo. Quello che dobbiamo iniziare a fare dalla prossima, diciamo, da domani, è quello che adesso vi dirò. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente, per valutare le trasmittanze,
e cominciare a prendere le dimensioni dell'edificio. Quindi iniziate, cioè, appena andate, ritornate, diciamo, a scuola, prendete le piante dei vostri edifici. Dovete farmi una piantina. Ovviamente migliore sarà la vostra piantina, migliori saranno le misure, migliore sarà il risultato che otterrete. Quindi potete fare una misura ad occhio, entrate in ogni aula, 3 metri per 3 metri, e mettete ad occhio così, oppure se volete fare le cose per bene, mettete col metro e andate a prendere tutte, diciamo, le dimensioni di ciascuna aula, dei corridoi e così via. Non solo di questo, ma servono anche le superfici vetrate, perché attraverso le superfici vetrate, diciamo, passa energia e quindi dovrete stimare anche questo. Quindi è fondamentale avere queste informazioni. La cosa migliore sarebbe, diciamo, ma possibile, non c'è una pianta del nostro edificio scolastico? Qualcuno, anche docente, giustamente, sorridendo, mi diceva, ah, ad averla. Quindi, nella realtà, mi sa che dovrete lavorare voi per, diciamo, farvi, diciamo, per prendere queste informazioni. Quindi le piante sono ovviamente la sezione orizzontale, ovviamente. Di ogni piano, ragazzi, a scuola quanti piani c'ha? Tre piani. Ok, e non solo, diciamo, le piante, ma anche i prospetti. Va bene? Piante e prospetti. Poi vedremo perché servono piante e prospetti. Quindi questi elaborati grafici è il punto di partenza. Dopodiché, che cosa ci interessa, diciamo, sapere? Il volume lordo dell'ambiente climatizzato. Quindi come si fa il volume? Se è un semplice, se la vostra aula ha questa pianta, diciamo, di pianta a questa superficie, quanto sono? Questo, ovviamente, no? 3 metri per 4 metri. Prendete ovviamente anche l'altezza e ovviamente dall'altezza ovviamente ricavate qual è il volume occupato dalla vostra stanza. Quindi lunghezza per larghezza per altezza, giusto? Quindi ovviamente, diciamo, li sommate tutti, diciamo, i volumi dei singoli ambienti e avete il volume totale occupato al posto di edificio. Attenzione, non vi serve soltanto il volume, vi servono anche le superfici di tutti i componenti dell'involucro della struttura edilizia. Cosa vuol dire questo? Attenzione, vi serve perché noi dobbiamo valutare che cosa. Allora, supponiamo che, diciamo, questa non sia la vostra aula, sia proprio la sagoma del vostro, di tutto l'edificio. Che cosa, da dove disperde il nostro edificio? Dove se ne va l'energia, ragazzi? Se ne va dal tetto, giusto? Se ne va dal pavimento e se ne va ovviamente dalle superfici, diciamo, verticali, quindi dalle superfici laterali. Quindi se se ne va attraverso le superfici, che cosa vuol dire? Che più grandi saranno le superfici disperdenti, più grandi saranno le quantità di energia che vanno via, giusto? E quindi è fondamentale avere, diciamo, le superfici ovviamente di tutti i componenti di valore della struttura stessa S. Se fate un rapporto tra S e su B avete un rapporto molto importante, si chiama rapporto di forma. È quanto è stato bravo il progettista nel mantenere compatto l'edificio, perché a parità di superficie utile, vi faccio un esempio, ragazzi. Allora, se io dico, guardate, diciamo, ho questa una pianta fatta così, va bene? Ho la stessa superficie, quindi, diciamo, 4x4. Se io ve la faccio 1x16, bene, la superficie è la stessa. Quindi o metto, diciamo, le aule, le metto una, diciamo, una vicino all'altra così, oppure le metto tutte quante in fila, evidentemente a parità di superficie utile, le superfici disperdenti, se andate a vedere, diciamo, i perimetri, sono diversi. Quindi i perimetri per altezza fanno le superfici disperdenti, giusto? E le superfici disperdenti, più è stretto e lungo, e più è, diciamo, più grande la superficie. Quindi il rapporto superficie-volume, il volume è quello che sfruttate, la superficie ovviamente disperdente è quello che vi fa in qualche modo, vi penalizza nel bilancio energetico. E quindi il rapporto di forma è un rapporto molto importante ai fini della determinazione delle dispersioni termiche dell'edificio, del fabbisogno energetico dell'edificio. E il legislatore ha previsto questo rapporto proprio come rapporto vincolante per determinare quello che è il limite di quella scuola. Però dal punto di vista della progettazione, voi non siete vincolati nella diagnosi energetica a un valore di quantità di energia. La diagnosi non serve a certificare l'edificio, la diagnosi serve solo a capire quali sono le criticità energetiche e a capire ovviamente quelle che sono i consumi energetici del vostro edificio. Poi li potete certificare,
attualmente c'è una legge, diciamo, qui dovete certificare attraverso, cioè, una volta si chiamava attestato di certificazione energetica, adesso si chiama APE, però questo, diciamo, a voi non interessa, a voi interessa, diciamo, che facciate una diagnosi, quindi che sappiate stimare questo e che poi, diciamo, almeno alcune componenti, perché l'APE è molto più complesso, prevede tutta una serie di altre cose, e noi invece ci manteniamo sul minimo che ci serve per comprendere ovviamente il machine, per comprendere qual è la quantità di energia più grande che consuma la nostra struttura. E quindi riscalda meglio soltanto, quindi andiamo a vedere soltanto le pinne invernali, facciamo soltanto alcune cose per semplicità. Ovviamente possiamo avere altre informazioni importanti, come sono ovviamente la superficie utile, come sono ovviamente le tipologie e le dimensioni dei ponti termici, poi vediamo che cos'è il ponte termico, che è una cosa molto importante, qual è l'orientamento, perché anche questo è importante, perché io posso anche come progettista fare un edificio a nastro, ma lo faccio in condizioni di causa, cioè se metto questa, diciamo, se io prendo una delle superfici e lo oriento in modo che gli apporti gratuiti li massimizzo, e allora sì, va bene, diciamo, anche farlo a nastro. Ma perché? Perché sto massimizzando gli apporti gratuiti. Se io invece ci metto, questa la metto, diciamo, mi metto verso nord e praticamente è dall'altro lato c'è una montagna, va bene? Qui c'è una bella montagna, questo qua lo rendo verso nord, che prendo? Prendo niente, va bene? Cioè se da nord mi arriva il sole, quindi d'inverno, dice vabbè, ma non, diciamo, non ho orientato bene l'edificio. Quindi attenzione, diciamo, progettare la forma dell'edificio è una cosa molto complessa, che è terminato qualche cosa, e perché non è soltanto un fatto estetico, è un fatto estetico e tecnico. Quindi dare forma a un edificio, se a me piace dargli, sagomarlo, farlo così, no? Faccio una cosa di questo tipo, per dargli forma, per dargli volume, per dargli spazio, eccetera. È esteticamente molto bello fare questa cosa. Dal punto di vista energetico devo fare i conti con quanta energia mi esce. Quindi devo dare un colpo al cerchio, tanto alla botte, si dice, cioè devo in qualche modo ovviare dal problema, diciamo, il problema estetico, quindi dare in qualche modo forma all'edificio, ma anche cercare di consumare il meno possibile. Ovviamente adesso non conosco la forma delle nostre scuole, ma normalmente queste sono molto semplici, sono dei, diciamo, parallelepipedi, quindi non sarà molto difficile, diciamo, fare questo, diciamo, questo lavoro. Però quando ho queste cose comincia a diventare tutto importante. Quindi S è la superficie dei quadrati. Allora, questo S qui è la superficie disperdente, D invece SU è la superficie utile. Allora, di fatto, vedete, tutte queste cose le dovete ovviamente valutare. Il rapporto è su B, in realtà la superficie utile sta qua dentro, sta in B, perché io sono moltiplico la superficie utile per l'altezza, ottengo sostanzialmente B. Quindi nel rapporto tra ciò che sfrutto, anzi ciò che disperde e ciò che sfrutto, c'è il rapporto, diciamo, il fattore di B. Chiaro? Allora, andiamo, quindi una volta prese tutte queste caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'edificio, è chiaro ragazzi cosa dovete fare? Questo dovete prendere voi, perché diciamo, non so se avrete una bella pianta. Quindi la prima cosa che, diciamo, che fate quando tornate, vi mettete a squadra, ognuno si mette a fare un piano, o due di voi, diciamo, siete in 10, quindi ognuno si mette a fare un piano e, diciamo, e vi mappate tutto quanto. Anche se avete la planimetria, il consiglio è prendere la planimetria e andare a baffare, diciamo, a verificare se la planimetria è fatta bene. Va bene? E quindi ve la rifate, ve la ricostruite. Punto 2. Allora, punto 2 dice sì, ho la forma. Nella realtà, diciamo, la forma è solo un pezzo, ragazzi. Non basta la forma a dire l'edificio è fatto bene perché è molto compatto, disperde poco. No. Allora, per farvi capire, secondo voi, qual è il rapporto superficie-volume più vantaggioso del mondo? Eh? No. Quale forma è la più vantaggiosa, secondo voi? Qual è quella che a parità di volume alla minima superficie esterna? E non a caso al polo nord, se andate a vedere, diciamo, le abitazioni, poi come sono fatte? L'igloo è fatto perché a parità di superficie utile è quella che ha la minore superficie disperdente, vedete, diciamo, come. E invece laddove dovete disperdere, diciamo, invece nei posti, diciamo, nei luoghi del Mediterraneo in cui bisogna massimizzare magari le superficie disperdente, trovate, diciamo, la tipologia edilizia, diciamo, più diversa, diciamo, la più distante possibile da questa, quindi la trovate bucata al centro, trovate una serie di altre cose, perché d'estate alcuni problemi si invertono, attenzione, quindi io non ho il tempo di spiegare tutto, diciamo, dire, sono molto superficiale in queste cose che vi sto dicendo.
però sono funzionali a comprendere alcuni concetti che vi servono a fare la diagnosi energetica invernale, quindi non vi posso dire tutto. Allora, l'altro aspetto, una volta guardati, diciamo, fatti i dati, questo è l'assegno per la prossima, l'homework per la prossima volta, va bene? Quindi lo tenete qua, sulla diagnosi non dirà, ma non sapevamo che bisognava fare, potete farlo la prossima volta. L'altro assegno che avete è capire, siete d'accordo, ma il, diciamo, ho 10 metri quadri, 100 metri quadri, 1000 metri quadri di superficie disperdente, ma che superficie ho? Ho una palizzata, ho un container, oppure ho delle murature da, diciamo, 50 cm, 70 cm con 20 cm di isolante? Allora, dobbiamo capire come è fatta la muratura esterna, quella che disperde. Capite bene che più spessa è la muratura, uno dice sì, più spessa è, e più sostanzialmente impedisco il passaggio di energia. Quindi lo spessore in qualche modo dovrebbe essere una prima garanzia della bontà energetica. Ma come vedremo, non è solo lo spessore, anche la qualità del, diciamo, di ciò che c'è dentro le murature. Beh, come fate a fare questo? Io vi avevo fatto vedere, non so se ci sono due metodi per capire come è fatto dentro. Allora, non ci sono i presidi, no? Quindi possiamo dirvi come si fa. Se i presidi, diciamo, sentono. Tu chiudi, spegni il video. No, sto scherzando, ragazzi. Cioè, dovreste fare un foro, diciamo, volendo, perché non è molto bello. Ora poi il professore Iacomello, diciamo, mi cancellerà questa parte dal video, perché questo sono esperto. Mi denunciano. Allora, com'è che non va? Eccolo, è andato. Allora, ragazzi, questo per esempio è un video con un oggetto che, diciamo, questa è una fibra ottica che entra nel foro, vedete, e vi fa vedere quelli che sono, diciamo, i singoli strati. Ho visto l'intonaco. Vedete, man mano che c'è, diciamo, una parte cementizia, diciamo, va ancora indietro, vedete, diciamo, a ritroso, vedete, certo vi direi che è un po' difficile, diciamo, non è che potete prendere, diciamo, con il piccone e demolire la struttura, perché... E noi abbiamo detto, se non avete la pianta, figuriamoci se avete la stratigrafia, si chiama. Cioè, la stratigrafia è proprio come è fatta, la sezione di queste pareti. Quindi dovreste avere una bella sega, diciamo, e segare lateralmente e vedere come è fatto, vedete qui, come è fatto il vostro edificio. Bene? Questo è lo strato, la stratigrafia. Bene? Allora, cosa ci interessa della stratigrafia? Ci interessa ovviamente l'aspetto dimensionale, lo spessore, quindi quanto è grande la muratura, e ci interessano i materiali, perché ciascuno di questi strati ha delle caratteristiche termiche, cioè caratteristiche termofisiche diverse. Allora, è ovvio che la caratteristica termofisica è importante. Allora, se voi prendete, diciamo, una padella, no? E, diciamo, cucinate con il mestolo di legno, non scottate. Se prendete il cucchiaio e, diciamo, mettete il cucchiaio, mettete, diciamo, invece lasciate il cucchiaio sulla padella un po' di tempo, andate nel cucchiaio ovviamente di metallo e vi scottate. Perché? Perché sono due materiali diversi. Uno è un materiale conduttore, diciamo, il metallo, quindi il cucchiaio è fatto di metallo, e quindi un materiale che a parità di spessore conduce moltissimo. E invece l'altro è un materiale isolante, legno, e che invece a parità di spessore conduce pochissimo. Quindi adesso dovremo vedere queste caratteristiche dei materiali, perché è fondamentale, quindi, non soltanto vedere le caratteristiche dimensionali, ma anche le caratteristiche termofisiche dei materiali che sono all'interno. Allora, uno dei metodi, vi dicevo, è quello, l'altro è molto più sofisticato. Quindi uno potrebbe essere, diciamo, se voi avete un'altra cosa per evitare di rompere l'edificio, vi do tanti trucchetti che ovviamente utilizzano gli ingegneri, e aprire il cassonetto. Se aprite il cassonetto, molto spesso si vede anche la stratigrafia, quindi anche quella potrebbe essere una modalità. Se siete fortunati che non è stato rifinito il grezzo all'interno, potreste vedere come è fatto la stratigrafia all'interno. Cosa c'è dentro? Dimmi. Perché non si vedeva? Vabbè, ma era soltanto per un fatto di curiosità. Allora, ritorniamo a noi. Allora, quindi è fondamentale capire,
vi dicevo, per, diciamo, avere, per fare un bilancio, per capire quanta energia se ne va, avere i dati costruttivi di questi, diciamo, delle pareti disperdenti. Come si chiamano questi? Diciamo, qual è la caratteristica che devo studiare? È la trasmittanza termica. Quindi questa U che noi andremo a determinare rappresenta appunto il rapporto tra la quantità di energia, quindi la potenza termica che fluisce all'interno della parete, e l'area e la temperatura. La formula è questa qua, la scrivo un po' così, riesco ad arrivare finito. Allora, essendo la relazione che stiamo utilizzando Q punto uguale ad U per A per la differenza di temperatura T interno meno T esterno, questa trasmittanza non è nient'altro che il rapporto tra la potenza termica che fluisce e A per, diciamo, delta T. Io dico, diciamo, sempre, perché utilizzo il simbolo greco di differenza, il delta, però possiamo anche parlare di T con meno T con, cioè la differenza di temperatura delta T esterno. Cioè, quindi questa relazione è una relazione che dovete imprimere nella vostra testa, perché è fondamentale. Ci dice che la quantità di energia che fluisce per unità di tempo è una potenza, quindi si misura in watt, giusto? I watt che escono è funzione della trasmittanza termica della, diciamo, della mia parete, della superficie disperdente, quindi quello che abbiamo visto prima, più grande la superficie disperdente, più la quantità di energia che se ne va è grande, quindi attenzione, e la differenza di temperatura. Chiaro che invece, se la temperatura esterna è molto bassa, diciamo, perdo poca energia. Se io invece di mettere a 20 gradi metto a 18, diciamo, spendo meno energia. Ovviamente sto risparmiando, non sto efficientando, perché se io metto il termostato invece che a 20 gradi, 18 gradi, è vero che sto risparmiando energia perché se ne va meno di energia, però è anche vero che sto peggio, cioè non è a parità di, ovviamente, di prestazione, di performance dell'edificio dal punto di vista del comfort. Per cui, se voglio efficientare, che devo fare? Devo lavorare qui. Cioè, se voglio diminuire la potenza termica e mantenere sulla stessa differenza di temperatura tra interno e esterno nel mio ambiente, devo ovviamente andare a diminuire la trasmittanza. Come faccio a diminuire la trasmittanza? Devo isolare. Bene, adesso vediamo meglio, quindi vedremo meglio come si calcola la trasmittanza. L'obiettivo della seconda parte della lezione è appunto la stima delle trasmittanze. E questa è ancora un'altra cosa che dovete fare già a partire dalla prossima volta. L'altro aspetto in questa relazione UA delta T. Allora, attenzione, per avere delta T devo avere il clima, e quindi una serie di, diciamo, di dati che sono i dati climatici. Allora, questi, se riuscite a fare i primi due pezzi, vi potete anticipare a prendere il dato climatico, altrimenti non vi preoccupate, perché poi lo vedrete anche nelle prossime lezioni. I dati climatici sono ritrovati in rete, quindi basta che, diciamo, digitate gradi giorno e il vostro comune e vi escono questi dati. Che cosa si fa? Allora, ragazzi, qui mi dovete seguire però con un po' di attenzione, perché c'è un poco, diciamo, dal punto di vista matematico vi potreste confondere. Allora, ricordiamoci che Q punto, che cos'è? Una potenza. Ora, io devo fare un bilancio di energia, quindi voglio sapere in un mese o in un anno, ancora meglio, perché la diagnosi energetica del vostro edificio la farete sull'intero anno, giusto? Allora, nell'anno voi volete sapere quanto andate a consumare. Ebbene, dovete vedere giorno per giorno, per cui valutare la U, valutare la A, e poi giorno per giorno dico, vabbè, misuro la temperatura interna e la temperatura media esterna. E quando abbiamo detto non uscite mai. Allora, cosa si fa? E poi dovreste prendere questa potenza e moltiplicare per le 24 ore. Perché, se, così come dall'energia, per avere la potenza, che dovete fare? Dividere l'energia per il tempo. Se volete calcolare l'energia a partire dalla potenza, dovete moltiplicare, ovviamente, la potenza per il tempo. Ci siete tutti o vi scrivo la formula? Allora, quindi a questo punto è chiaro che voi, per avere, diciamo, la quantità di energia, dovete moltiplicare il delta T per il tempo, va bene? Allora, questo prodotto del delta T di tutti i giorni in cui riscaldate per il tempo sono i cosiddetti gradi giorno. Che cosa si fa in questo grafico? Non si fa nient'altro che si prende la somma di tutte le differenze di temperatura medie giorno per giorno del periodo in cui state riscaldando, quindi i periodi di riscaldamento sono diversi per le zone climatiche in cui state,
va bene? Quindi la prima cosa a fare, i gradi giorno vi fanno vedere le zone climatiche, l'Italia è divisa in zone climatiche, e queste sono le zone climatiche. Se i gradi giorno sono inferiori a 600, siete in zona A. Se i gradi giorno sono tra 600 e 900, siete in zona B, e così via. Va bene? Quindi, andate, diciamo, prendete il comune, prima cosa, andate a vedere i gradi giorno quanti è, già ve lo dà direttamente la norma, va bene? Quindi troverete i gradi giorno per il vostro comune. Dopodiché, individuate, diciamo, la zona climatica, e ve la segnate, tutto qua. I gradi giorno perché sono importanti, ragazzi? Perché ai fini della determinazione della quantità di energia, se moltiplicate U per A per il delta T per i giorni, avete sostanzialmente il vostro fabbisogno di energia termica. Quindi basta moltiplicare U per A per i gradi giorno direttamente, giusto? E avete la quantità di energia che consumate in un anno. Quindi un comune che sta, per esempio Cassina sta in zona C, a me c'è 1150, mi pare 1100 qualcosa. Fabio, tu che sei più lucido di me. 1164. Bravo. 1164 il Cassino. Allora, ovviamente, in che zona climatica sta? Eccola qua. Sta in zona climatica C. Vedete? Da 900 a 1400. Allora, ovviamente, questo dal punto di vista fisico, questo è il significato del gradi giorno. Cioè, prendete le singole differenze di temperatura nel periodo in cui, diciamo, riscaldate e le sommate giorno per giorno, e sommandoli sostanzialmente è come fare la produttoria delta T per il tempo. Va bene? Allora, e ovviamente in questo modo potete, diciamo, valutare il termine QT, che è l'obiettivo della giornata di oggi. Va bene? QT è la, diciamo, è la quantità di energia, come Q punto è la potenza termica, abbiamo detto, diciamo, giornaliera. QT è l'energia totale che ho consumato. Quindi l'obiettivo della nostra giornata è appunto ricavare questo QT. In definitiva, cosa ci serve, ragazzi, per arrivare a QT? Se fosse un blocco, diciamo, di muratura, va bene? Basterebbe la trasmittanza, la U, la trasmittanza di una muratura. L'area del, diciamo, tutto il perimetro, diciamo, di tutta la superficie disperdente, va bene? Quindi se fosse un'unica muratura uguale dappertutto, va bene? Quindi ho la U, ho, diciamo, l'area, moltiplico per i gradi giorni e ottengo QT, giusto? Ci trovate? Ci siete su questo? Purtroppo le cose sono molto più difficili di, diciamo, di come appaiono. Perché sono molto più difficili? Allora, primo aspetto, allora lui dice la fede o la forma, primo problema, prima grossa difficoltà, perché poi, diciamo, vedremo quella formula si può applicare in un solo caso, lo vediamo tra poco, quando ho una superficie piana. Se ho una superficie un po' strana come questa qua, in cui ci sono degli spigoli, o così, diciamo, non ho più la monodimensionalità, quindi cade quella legge che è basata sulla legge di Fourier, che forse qualcuno di voi già ha fatto, ora forse i docenti mi potranno dire meglio se nel programma di fisica di quest'anno loro fanno anche, diciamo, Fourier, oppure l'hanno già fatta negli anni precedenti. Già è stata fatta? Vabbè, comunque la rivediamo insieme in ogni caso, se non è stata fatta. E quindi questo, diciamo, il primo problema è quello che dice lui, la non monodimensionalità, il primo grande problema. Vediamo qualche altro problema. Le superfici sono tutte quante così. Alcune superfici sono trasparenti. Quindi il problema è che ho superfici opache e ho superfici trasparenti, gli infissi. Terzo, non sono tutte verticali, ci sono orizzontali e sono su controterra i pavimenti e ci sono i tetti. Va bene? E quindi ovviamente quella U potrebbe essere anche differente. Quindi anche questo è un altro problema. Non è detto che nel sottofinestra, in cui c'è un incavo, cioè normalmente nel sottofinestra, che cosa c'è, ragazzi? Allora, facciamo la sezione. Se questa è l'infisso, questo è il cassonetto che sta sopra, bene, questa è la muratura che sta qua sotto, questo è il davanzale, che succede? Che sotto la finestra, invece di avere lo stesso spessore della muratura, poiché vado a mettere il mio, diciamo, il termosifone, la muratura è un po' più vicina, perché deve starci dentro anche il termosifone. Non so se a scuola, diciamo, la vostra scuola è fatta così, ma molti di hanno questo incavo. E se lo spessore è più piccolo, com'è la trasmittanza? La minore. E quindi che dobbiamo fare? Diventa tutto molto più complicato. Allora, però andiamo per passi, perché se mettiamo tutto in su queste difficoltà insieme, diciamo, vabbè, basta. Un nemico alla volta, dico sempre.
andiamo a vedere per gradi tutti questi problemi che abbiamo. Allora, ragazzi, allora c'è tutta una. Adesso si apre una seconda lezione. Abbiamo finito la prima e si apre una seconda lezione. Non cambia il professore. E non avete pausa perché l'abbiamo già fatto. Quindi diciamo, si apre il secondo, c'è una seconda lezione che è sulla pistola della trasmittanza. Sulla stima della trasmittanza. Allora, prima di dire qualcosa sulle trasmittanze, alle tecnologie le vediamo dopo, non vi preoccupate. Dobbiamo capire quali sono le modalità in cui avviene questo scambio termico. Allora, voi sapete che ci sono tre meccanismi fondamentali, no? C'è la conduzione, la convezione e l'irraggiamento. Allora, purtroppo, in quella U, in quella trasmittanza, ci stanno tutti e tre. Sono tre meccanismi di scambio che convivono, ovviamente, sullo stesso elemento. Perché ci sono tutti e tre? Vediamo un attimo. Allora, quando io vi ho detto la temperatura, innanzitutto cosa sono? Sapete cos'è la conduzione, convezione e irraggiamento? Qual è la conduzione? La conduzione cos'è? Scritto lì. Conduzione è un fenomeno di propagazione dell'energia per contatto, cioè soltanto all'interno dei. Quando c'è un materiale solido e ovviamente quindi la materia non si muove, l'energia si propaga all'interno di questo materiale in diverso modo. La legge che governa il tutto si chiama legge di Fourier. Il meccanismo è il seguente, ragazzi, non è un solo meccanismo, normalmente sui libri di scuola media c'è il meccanismo della conduzione. Dal punto di vista della fisica ci sono tre meccanismi diversi di conduzione. C'è una conduzione dei gas in cui c'è una diffusione dei gas, delle molecole, che urtando l'una sull'altra trasmettono energia da una molecola all'altra. Cioè ogni volta che una molecola di gas incontra un'altra molecola, ovviamente nell'urto c'è un trasferimento di energia. Quindi poiché la temperatura più elevata corrisponde a una quantità di urti più elevata, questo lo vedrete quando farete la termodinamica, ora questa quantità di urti, quindi la temperatura più elevata, ovviamente si propaga per il gas, nel gas, secondo una certa quantità di urti e secondo la velocità di queste particelle. Quindi primo meccanismo, che però non vedete, perché voi dal punto di vista fisico, quando vedete la conduzione, voi misurate la temperatura e non riuscite a vedere dentro cosa accade, dentro la materia. Nella materia accade qualcosa di molto strano. Questo è un materiale conduttore, questo è un materiale non conduttore, ovviamente. Questi sono dei conduttori fatti anche così, tipo il diamante. I materiali conduttori cosa hanno? Hanno gli elettroni che si muovono, che portano energia. Quindi un materiale come il ferro, come l'acciaio, come il rame, che è un ottimo conduttore, quindi riesce a portare molta energia a parità di delta T sostanzialmente, ha la possibilità di far muovere i suoi elettroni e quindi è il meccanismo di trasporto elettronico che vi garantisce una buona conducibilità del mezzo, cosa che non accade all'interno della muratura, perché non abbiamo dei materiali metallici, abbiamo dei materiali mediamente refrattari come questi, quindi abbiamo dei materiali che hanno una struttura cristallina e che ovviamente hanno delle vibrazioni, quindi ciascuna è legata rigidamente all'altro, vedete? Qua è come se fosse una pallina, ogni molecola, il legame che la connette a un'altra pallina, un'altra molecola, e ognuna deve sta ferma, non si può muovere. Però se hai visto un microscopio elettronico, potreste andare a vedere che ciascuna di queste palline vibra, e vibra tanto di più quanto più elevata la temperatura. Quindi il meccanismo di conduzione è un meccanismo in cui si trasmette questa vibrazione delle particelle da una molecola a quella che sta accanto. Più il reticolo è perfetto, più questo meccanismo che si chiama fononico, di trasmissione fononica, è elevato. Abbiamo fatto un affondo all'interno della fisica del problema, ritorniamo al problema della conduzione. Ovviamente questo può avvenire se ho delle palline, quindi o gas, ho un materiale metallico o un materiale non
metallico, per cui se non ho materia, conduzione non ce n'è. Quindi se voi andate nello spazio, se, diciamo, se c'è l'astronauta che sta nello spazio, lui non può trasmettere per conduzione. Va bene? La legge che governa questo fenomeno è la legge di Fourier. Fourier che cosa ha capito? Fece una legge molto semplice, prese un pannello, come questo pannello qui, in realtà omogeneo isotropo, quindi non con i buchi, va bene? Come questo. Tutto con lo stesso materiale. Messe delle, diciamo, delle piastre, una piastra diciamo qui, diciamo, una certa temperatura, un'altra piastra lì, va bene? E vide che la quantità di energia per unità di tempo che passava era proporzionale a una cosiddetta K, quando dice K qualche volta ci dobbiamo fare anche lambda, che si chiama conducibilità termica, alla area, quindi a quanto ovviamente abbiamo detto, diciamo, visto prima, quindi alla superficie disperdente, alla differenza di temperatura dall'interno e l'esterno, vabbè, tra le due piastre, e inversamente proporzionale allo spessore. Questo è ovvio, no? Abbiamo detto che lo spessore è importante, più grande lo spessore, più, diciamo, la resistenza di questo oggetto, diciamo, è elevata. Allora vedete che possiamo riscrivere questa relazione, possiamo riscriverla anche in questo modo, dove U che cosa è in quel caso? Bravissimo. Vabbè? La trasmittanza, se fosse un sistema omogeneo e la temperatura interna fosse uguale alla temperatura esterna, io avrei che la trasmittanza è semplicemente la conducibilità del materiale diviso il suo spessore. Di solito si parla di trasmittanza quando, diciamo, lo voglio mettere la relazione in questo modo. Se invece voglio metterlo in un altro modo, andando a parlare di resistenza al passaggio di calore, che cosa faccio? La resistenza è l'invello opposto, diciamo, della trasmittanza, è uno su, va bene? Quindi la resistenza in questo caso sarebbe D su K, va bene? Li trovate? Poi si parla per resistenza di unità per unità di area o resistenza proprio globale, se volete mettere dentro non la volete mettere. Quindi attenzione che il concetto di trasmittanza e il concetto di resistenza sono uno l'opposto dell'altro. Quindi da adesso in poi, se vi è chiaro che cos'è la trasmittanza, quindi è la capacità di, diciamo, a parità di delta T di far passare la più grande parte, diciamo, di energia, la resistenza è l'opposto, è a parità, diciamo, ovviamente di superficie, a parità di delta T è di resistere, di opporsi al passaggio di energia, giusto? Quindi è uno, diciamo, l'opposto come concetto rispetto all'altro. E quindi questo, diciamo, questa relazione che ovviamente voi vi porterete nelle vostre formule è applicabile solo nel caso in cui voi andate a fare la stratigrafia e vi trovate, diciamo, una stratigrafia di questo tipo. Non la troverete, ragazzi, troverete questo più questo qua, poi altri mattoni, quelli là che stanno all'altro lato, diciamo, da dietro, oppure semplicemente avete uno spazio di aria intermedio, poi vi dico perché uno spazio di aria intermedio. E quindi ovviamente dobbiamo capire, non soltanto nel caso di un corpo omogeneo come ci spiega Fourier o come nel caso in cui ho la temperatura interna ed esterna, attenzione, perché qua non c'è temperatura di parete interna e temperatura esterna, io ho messo la temperatura dell'aria all'interno, ho detto che era 20 gradi, e dell'aria all'esterno, quindi attenzione, questo delta T non è la temperatura di parete che ha misurato Fourier sulle due pareti, sulle due fasce, è un qualche cosa di diverso. Quindi attenzione, perché dobbiamo fare una piccola complicazione di questa formula. Ci siete tutti su questo concetto di Fourier, ragazzi? Ok, conduzione. Convezione, no, convenzione, ragazzi, convezione. Che cos'è la convezione? È un meccanismo di trasporto che si ha quando avete oltre al passaggio di energia per conduzione anche un trasporto di massa, quindi quando si associano trasporto di massa e trasporto di energia. Mi fate un esempio di convezione, secondo voi dove c'è convezione? Riscaldamento dell'auto, dell'acqua, quando per esempio c'è un bollito, oppure ancora termosifone. Così voi, diciamo, quando vi mettete vicino l'aria che si riscalda grazie al fenomeno di convezione, perché cosa succede? Che l'aria fredda arriva vicino al termosifone e si riscalda, sale, e se voi prendete una sigaretta, la mettete vicino al termosifone, vi accorgete, diciamo, di questo fluire dell'aria, di questi moti che sono, diciamo, ovviamente all'interno dell'ambiente.
Ora, la convezione è un fenomeno estremamente complesso, per cui se volessimo veramente capire la convezione, dovremmo fare 4 ore solo sulla convezione, non lo possiamo fare. Per cui, nella realtà, Newton disse, seguisse appunto una legge molto semplice, se volete. Sì, vabbè, ma di cosa è funzione questo trasporto? E funzione, poiché abbiamo un meccanismo di trasporto tra un fluido e un solido, sostanzialmente, dove il fluido si muove, perché i solidi non si possono muovere. Quindi lui che cosa capì? Capì che la quantità di energia che viene trasferita dalla parete all'area che sta vicino è funzione della temperatura della parete. Quindi la temperatura che misuro, mette la sonda, io questa cosa sono sonde di temperatura, ragazzi, si chiamano termocoppie, sono messe proprio, vedete, proprio sulla parete. Quindi se metto una sonda sulla parete, io riesco, una sonda di temperatura invece sull'aria, riesco a misurare questa differenza di temperatura. Temperatura di parete, temperatura antico infinito, che potremmo dell'aria. Allora, che cosa succede per convezione? Quando si muove l'aria, questa H, che si chiama conduttanza convettiva, aumenta, va bene? Quindi è funzione della velocità dell'aria vicino, diciamo, vicino alla parete. Perché funziona la velocità dell'aria? Perché ovviamente se voi mettete un ventilatore qua vicino, è come quando, diciamo, arrivate a casa e avete fame, c'è il piatto, diciamo, di pasta e patate bollente, e voi che fate per mangiarvelo, per far smaltire subito la quantità di energia? Ci soffiate sopra. Che fate? Mettete, aumentate, che cosa? L'H convettiva. Quindi capite che buttando sopra, diciamo, sulla parete, una certa quantità, diciamo, quindi forzando il flusso, fate fluire dell'aria fredda che sostituisce l'aria che si è riscaldata. E quindi al meccanismo conduttivo che comunque c'è in questo, diciamo, in questo meccanismo. Quindi in qualche modo la parete riscalda l'aria che sta vicino per conduzione, però appena la riscalda per conduzione arriva, diciamo, un'aria fredda che la sposta. E quindi questo meccanismo si salta, perché arriva sempre aria fredda che va a levare, diciamo, a sostituire l'aria calda. Quindi è molto più grande l'H della S su, diciamo, della K su D. Se andate a vedere la K dell'aria, la conduzione dell'aria è bassissima. Se invece andate a vedere l'H è molto più grande. Va bene? Attenzione, dimensionalmente la K, la conducibilità, ricordiamoci che per come l'abbiamo scritta, sono watt su metro Kelvin, mentre la conduttanza sono watt su metro quadrato Kelvin. Watt su metro quadrato, gradi Celsius o Kelvin, sapete bene che la temperatura si può misurare o in gradi Celsius o in Kelvin. Ora, quindi, diciamo, questa conduttanza H è un altro fattore che dobbiamo in qualche modo avere. Va bene? È l'H interna all'interno del vostro edificio e l'H esterno sono secondo voi le stesse? Vediamo un po', perché non sono le stesse? Ecco perché. Perché uno è un meccanismo di convenzione naturale, cioè non c'è nessuno che, diciamo, che spinge l'aria all'interno. Va bene? A meno che non li mettete voi con i ventagli vicino alle pareti e fate aumentare la convenzione all'interno, ma non accade questo. Va bene? Quindi perché si muove l'aria all'interno? Perché l'aria si muove vicino alla parete quando ovviamente d'inverno voi state all'interno della classe e sentite la parete che è fredda? Quindi c'è un flusso da che cosa? Se la parete è più fredda, diciamo, dell'aria all'interno, vuol dire che c'è un flusso che va dall'aria verso la parete. Dove c'è una differenza di temperatura c'è un flusso. E perché c'è questo flusso di aria vicino alla parete? Perché? Che cosa succede? Succede che l'aria arriva vicino, l'aria che sta qua vicino, ovviamente arriva vicino alla parete, la parete è raffreddata dall'esterno. Quindi che succede? L'aria che arriva, diciamo, che arriva vicino alla parete, che fa quando si raffredda? Quindi la fredda scende e la calda sale. Quindi si innesca un meccanismo convettivo che fa così all'interno sulla parete. Va bene? Quindi l'aria arriva vicino alla parete, poiché la parete è più fredda dell'aria si raffredda, e quindi all'interno del vostro edificio si installa un meccanismo che si chiama di convezione naturale. Va bene? Quindi c'è un ricircolo di aria. Se questa è la parete esterna, se quella è la parete esterna, c'è un ricircolo di aria che va sostanzialmente in questo modo. Va bene? Tanto più grande questa differenza di temperatura tra l'aria interna e la temperatura di parete, tanto più grande sarà questo movimento d'aria.
semplicemente perché ci sono delle forze di galleggiamento. Se voi questa, diciamo, quest'aula la sparite nello spazio, dove non c'è più gravità, scompare la convezione. Va bene? Quindi la convezione naturale scompare, a meno che non vi mettete col phon o soffiate col vicino. All'esterno chi è il phon? È il vento. Quindi più grande sarà il vento, più siete in una zona ventosa e più l'H sarà grande. Va bene? Allora, quindi abbiamo capito che dobbiamo trovare la K, le K del nostro, diciamo, del nostro, della nostra parete, ma dobbiamo anche vedere le H interne e le H esterne. Per fortuna non le dovete misurare voi, si trovano tabellate. Va bene? Anche queste, diciamo, in qualche modo, trovate la norma che vi dà questi valori. Terzo aspetto, altro meccanismo. Allora abbiamo detto, sulla parete ci sta la convezione perché ci sta all'interno qua la convezione, c'è la conduzione qua e c'è, diciamo, la convezione pure sull'esterno. Va bene? Quindi sulla nostra parete troverò, che meccanismi troverò, ragazzi? Troverò un meccanismo conduttivo qui, qui dentro. Troverò sicuramente, diciamo, sull'esterno un meccanismo convettivo, abbiamo detto, ma anche qua troverò un meccanismo convettivo. E poi c'ho ancora qualche altra cosa. Cosa c'ho? C'ho il raggiamento. Questo è quello che voi irradiate. Ma se io punto sulla parete, anche la parete c'è un suo raggiamento. Va bene? Non lo vedo, perché non vedo niente? Vedo soltanto, diciamo, che cosa? Guardate questa impronta, che cos'è? Lei stava, diciamo, si era appoggiato vicino al muro, ha riscaldato quella parte di muro, e non male. Se non vedevate tutto quanto piatto, e quindi questa parte qua, che si adesso man mano che lei si è spostata, ovviamente si sta sparendo quella piccola macchia, è la, diciamo, l'irraggiamento che quella parte, diciamo, riesce a essere visibile attraverso questa macchina che vede che cosa? La radiazione termica. La radiazione termica è una radiazione che hanno tutti i corpi, soltanto perché hanno una temperatura diversa dallo 0 Kelvin. Lo 0 Kelvin è la minima temperatura che può esistere. Bene. Tra l'altro lo 0 Kelvin non ci è arrivato, siamo in camera criogenica. Voi sapete che la temperatura di fondo nel vostro e nostro universo sono circa 3, qualcosa, diciamo, Kelvin, quindi la temperatura è molto bassa, ma voglio dire, siamo molto lontani. Noi stiamo a 200 circa, 273, quando siamo a 0 Kelvin, a 0 gradi Celsius siamo a circa 273 Kelvin, e ovviamente in questo ambiente siamo circa a 300 Kelvin in questo momento, quindi siamo molto distanti dalla temperatura di fondo. Ebbene, ogni corpo, se ha una temperatura maggiore di 0 Kelvin, emette una certa quantità di energia. Su quale, come la emette? Radiazione elettromagnetica, quindi le stesse onde che dei, diciamo, dei telefonini, dei cellulari, le stesse onde della radiazione solare, però sono sull'infrarosso, soltanto su una lunghezza d'onda diversa rispetto a quella che voi conoscete. Cioè, di fatto, vedete, queste sono le lunghezze d'onda. Il visibile è una piccola parte della reazione elettromagnetica che il nostro occhio vede, l'altro nostro occhio vede, questo lo dirà il professore Giovinco, è in grado anche di discriminare alcune lunghezze d'onda all'interno di questa. Noi vediamo i colori, ragazzi, cioè noi siamo in grado di, diciamo, vediamo in tricromia, quindi vediamo tre diverse lunghezze d'onda. Bene. E, diciamo, però, diciamo, l'ultimo, quindi vediamo da un lato, ovviamente riusciamo a vedere fino a circa 0,4, diciamo un po' di meno di 0,4, in realtà, 0,4 micrometri. La lunghezza d'onda di questa radiazione è veramente molto piccola, va bene? Quella che riusciamo. Dall'altro arriviamo fino a 0,8, è strettissimo rispetto al campo in cui emette un corpo. Vedete, questo è, diciamo, tutto il campo in cui emette la radiazione termica. La radiazione termica mediamente va da circa 0,1 micrometro, stiamo sugli ultravioletti, no? Siamo sulla fascia che noi non desideriamo molto. UVA, UVB, vabbè, UVA soprattutto, diciamo, ci danno, possono dare qualche, diciamo, problemi, no? Sapete bene che, diciamo, sono, diciamo, l'esposizione solare quando, diciamo, è accompagnata da un, non è, diciamo, non è filtrata dallo strato, diciamo, esterno, arrivano sulla nostra pelle e provocano, diciamo, il tumore alla pelle, eh? Quindi queste radiazioni qua sono anche un po' pericolose, quindi è bene evitarle, ma per fortuna vengono emesse da una volta a temperature elevatissime. Guardate, queste sono temperature molto molto elevate, 833 Kelvin, 1666, 5500, chi è 5500? E vedete che ha un picco dove? Proprio sul visibile, dove il nostro occhio vede.
cioè noi ci siamo evoluti in modo tale, perché avevamo il sole a 5.000 gradi, se fossimo stati su un altro pianeta in cui il sole non stava a 5.000 gradi ma stava a 7.000, probabilmente avremmo avuto gli occhi, diciamo, su una lunghezza d'onda molto più piccola. Sapete, diciamo, la teoria evolutiva, no? L'evoluzione della specie. Quindi c'è un motivo per cui il nostro occhio sta su quel picco. E il motivo è proprio perché il sole mette su quella, diciamo, su quella lunghezza d'onda. Voi dite, vabbè, diciamo, gli animali che vivono di notte? Gli animali che vivono di notte possono avere pure quattro occhi. Va bene? Tipo, diciamo, un serpente che ha quattro occhi, due sono visibili e due sono infrarosso. Sapete bene, non so se avete visto qualche documentario, è in grado di, diciamo, di determinare, diciamo, di arrivare alla preda, diciamo, anche di notte, perché vede sull'infrarosso. Va bene? Allora, è chiaro che questa radiazione, che noi non vediamo ma sappiamo che ci sta, adesso vi ho dato evidenza, eccola qua. Va bene? Adesso la vedete questa radiazione, è quella che voi emettete, non quella che vedete sul visibile, perché quella che vedete sul visibile, se io chiudo tutte quante queste tapparelle e ci chiudo le luci, io non vedo niente. Perché voi non emettete niente sul visibile, voi riflettete sul visibile, cioè la sua maglia, che è una maglia rossa, lui è tutto perché è rosso, cioè la radiazione visibile arriva sulla sua, diciamo, maglietta, assorbe tutto quello che non è rosso e ci restituisce il rosso. Va bene? Lui non è verde, è tutto perché è verde, chiaro? Perché la radiazione che ci sta, diciamo, che restituite è la radiazione riflessa. Va bene? E ovviamente questi meccanismi sono meccanismi molto importanti. Perché? Perché nel fenomeno di scambio termico non entra solo ciò che viene emesso da questa superficie, ma anche quello che viene riflesso. Per cui il fenomeno radiativo, cioè quello, se io metto qua un oggetto che irradia questa superficie, questa superficie una parte di questa energia radiativa la assorbe e una parte la riflette. La quantità di energia netta che viene poi trasferita e quindi viene assorbita è il flusso radiativo che a me interessa. Quindi sostanzialmente è come se io avessi, dal punto di vista elettrico, un parallelo. Cioè, mentre questi meccanismi sono uno dietro l'altro, meccanismo convezione, conduzione, convezione di nuovo, quindi è come se fosse una serie. Avete fatto, diciamo, dei circuiti elettrici? Presumo quasi tutti quanti hanno fatto il gioco di circuiti elettrici. No, ditelo, diciamo, se qualcuno non l'ha fatto, lo spieghiamo subito. Vabbè, qualcuno, diciamo, non ha fatto i circuiti elettrici? Poi, ecco, l'info. Allora, un circuito elettrico ha lo stesso, diciamo, il ragionamento è lo stesso. Allora, che cosa avete? Invece della differenza di temperatura, avete la differenza di potenziale. Invece di avere la resistenza termica, avete una resistenza elettrica, e quindi potete vedere la corrente che passa, che equivale al flusso termico, in funzione di questa legge, che è la legge di Ohm. Quindi voi avete V uguale R per I, dove V rappresenta il delta T nel nostro caso, R rappresenta la resistenza termica e I rappresenta il flusso. Va bene? Allo stesso modo possiamo, diciamo, immaginare il flusso di questo. Quindi allora diciamo, stiamo facendo un altro passo avanti, ragazzi, so che è difficile. Quindi abbiamo visto i tre meccanismi separatamente: convezione, irraggiamento, conduzione. E quali metteremo insieme? Allora, prima di metterli, diciamo, precisamente insieme, andiamo a determinare meglio quello che è il meccanismo conduttivo. Allora, io vi ho detto, ragazzi, Fourier vale, ma quando vale? Vale solo se abbiamo uno spessore omogeneo. Se non è omogeneo, che devo fare? Ragazzi, un po' più difficile. Perché cosa c'ho? Un primo strato che facciamo che è un isolante, poi che cosa c'ho? Mattoni, qua che cosa c'ho? Cemento e così via. C'ho tre materiali diversi, tre conducibilità diverse, però stanno una in serie all'altra. Allora cosa farò, ragazzi? Come la resistenza? La somma delle resistenze. Resistenza in serie. Quindi diciamo, mi sto facendo fare un corso accelerato, diciamo, di termodinamica, ma spero che abbiate capito, il meccanismo è semplice dal punto di vista logico. Quindi se io voglio determinare la resistenza totale, che devo fare? Faccio la somma delle singole resistenze. Va bene? Allora attenzione, se alla resistenza conduttiva ci metto anche la resistenza esterna, dovrò fare anche la resistenza superficiale interna e la resistenza superficiale esterna per avere l'area totale. Quindi in questa U, ragazzi, questa U che è uguale alla temperatura interna meno la temperatura esterna, o la vedo in questo modo, questa formula, oppure faccio Q punto uguale a
ovviamente questo lo posso fare con R, questa vediamo se è fatta, non sta scritto, è fatta con, però normalmente facciamo la resistenza per metà di aria, quindi ho la differenza di temperatura, aria, per differenza di temperatura T con I meno T con E, diviso R. Attenzione perché qualche volta la R è per unità di aria, qualche volta invece è totale, va bene? Però diciamo, ve ne accorgete dalle dimensioni. Allora, se la vogliamo fare per unità di aria, è lo stesso, perché poi in effetti diciamo, l'aria moltiplica tutto, cioè divide tutto, quindi voi non la mettete diciamo, dentro la R, non la mettete fuori, diciamo, il risultato non cambia, cambia solo formalmente la formula. Avete quindi che questa resistenza totale, che è 1 sulla trasmittanza, va bene? La potete facilmente determinare attraverso la somma delle singole resistenze. È quello che dovete fare. Quindi, allora, ricapitolando. Superfici, va bene? Spessori, meccanismi di scambio e, ovviamente, calcolo di questa resistenza totale per ciascuna struttura. Va bene? Poi, che cosa avete? Tante strutture in parallelo. Quindi prendete tutte queste quantità diciamo, di energia, quella che se ne va sulla parete verticale, quella che se ne va per il sottetto, quella che se ne va sul pavimento, le sommate perché sono in parallelo, sommate i flussi e alla fine troverete la quantità totale di energia. Chiaro? Allora facciamolo una alla volta, facciamo un esempio. Facciamo una parete soltanto, perché tanto ho fatta una ne posso fare pure tutte quante, giusto? Ok. Allora diciamo, abbiamo il meccanismo in sé, l'abbiamo detto, lasciamo stare i combinati. Non li fate, li ho lasciati semplicemente per... e andiamo a vedere come si determinano. Allora, come faccio a determinare diciamo, le proprietà dei materiali? Guardate che la conducibilità termica è funzione stretta della densità del materiale, cioè più un materiale è leggero, polistirolo, e più la conducibilità è bassa. Meglio del polistirolo che cosa potremmo fare? Un gas. Beh, per esempio, ancora più leggero, giusto? E ovviamente trovate in questa tabella, evidentemente trovate la vedete l'aria, trovate diciamo, alcuni gas, il polistirolo diciamo, subito dopo, e avete le diverse conducibilità. Vedete che come cambia la conducibilità del materiale in funzione ovviamente del tipo di, diciamo, di, della densità. Qui sta la densità e qui c'è la conducibilità. Vedete come aumenta la conducibilità a variare della densità. Quindi in prima battuta subito potete capire se il materiale è un materiale che ha un'elevata conducibilità o una bassa conducibilità, basta che lo guardate, va bene? Cioè già questa parete vi fa capire che il, diciamo, questo diciamo, materiale che è materiale cementizio cui viene fatto l'intonaco, per quanto non sia un materiale conduttore, quindi voglio dire non ha, i conduttori hanno come ordine di grandezza 100 watt a metro, diciamo, metro Kelvin, 100 watt, diciamo, il rame a 400, quindi è spaventosa la conducibilità. Se mettessimo le pareti di rame ce le potremmo pure andare subito perché moriremmo dal freddo di mezzo. Nella realtà non ci guardiamo bene a farli di rame, però dobbiamo fare dei materiali che hanno una certa resistenza, quindi non posso mettere un materiale che ci soffre sopra e se ne va. Quindi devo diciamo, ovviare a diversi problemi, perché ci sono bisogno di una struttura a volte portante, quindi molte strutture sono in pietra perché sono strutture portanti, oppure il cemento armato che comunque ha un materiale con una alta elevata densità, perché devo soddisfare anche un requisito strutturale, altrimenti fare le case in polistirolo, giusto? E non va bene, perché non dovevi capire. Okay. Allora quindi, comprendete con le molle ovviamente quello che vi sto dicendo, quindi è chiaro che devo soddisfare più esigenze, io vi sto dicendo solo l'esigenza termica. Poi è evidente che diciamo, ho bisogno di materiali anche che hanno una densità elevata. E allora cosa si fa? Si bucano. Cioè non è un caso che voi trovate il forato soddisfa questa caratteristica, però poiché c'ha dei buchi in cui c'è aria, l'aria è come se fosse un isolante. È un isolante naturale, giusto? E perché diciamo, e non faccio proprio tutto lo strato pieno di aria? Perché se faccio dei buchi tanti diciamo, molto molto piccoli, l'aria non si muove. E quindi non innesco la convezione e quindi rimane soltanto il meccanismo conduttivo all'interno di queste cellule. Chiaro? Allora, è evidente quindi che io posso trovare queste correzioni, ma io ragazzi trovate delle tabelle precise del valore di conduttore. Quindi non avete nessun problema andare a, una volta che sapete il materiale, malta, cementizia, diciamo gesso, forato, una volta che avete individuato, andate sulle norme e trovate
quella che è, diciamo, ovviamente o la conducibilità se è un materiale omogeneo o la conduttanza se è un materiale non omogeneo come questo. Quindi li trovate questi valori. Quindi l'importante è che, diciamo, individuate prima. Quindi fate la stratigrafia. Ci sono una serie di caratteristiche importanti. Allora io vorrei soltanto spiegarvi in pochi, diciamo, minuti quelle che sono le tecnologie, perché stiamo spingendo tantissimo sui materiali isolanti. Cioè, mentre le case degli anni 70 avevano soltanto, erano fatte così, questo, quello, cioè, al massimo qualche volta non avevate un solo forato, ma avevate due forati con una camicia intercapelli all'interno d'aria. Questa è la tipologia edilizia che trovate. Prima ancora trovavate che cosa? Un muratore di tufo. Va bene? Quindi ancora peggio. Cioè, quindi negli anni, diciamo, nel dopoguerra, piuttosto che negli, diciamo, negli anni prima della guerra, o erano in pietra o erano in tufo, nel migliore dei casi. E quindi materiali che hanno una grande densità, e quindi per quanto, diciamo, le murature potevano essere spesse, perché erano spesse 60 cm, 70 cm, 80 cm qualche volta, e però ovviamente avevano delle conducibilità, diciamo, molto elevate, e quindi malgrado lo spessore grande, di fatto hanno una trasmittanza pessima. Sono ottime d'estate, però non vi posso spiegare perché, ma sono pessime di inverno. Adesso c'è una grande attenzione ovviamente a isolare questi edifici. Come si isolano? Ci sono una serie di materiali, e qui, diciamo, sarebbe lunga la trattazione, perché i materiali possono essere, o li posso, diciamo, classificare o per la natura del prodotto, può essere un materiale minerale, vegetale, animale, sintetica. Posso classificare per struttura, quindi c'è, cioè, una struttura che può essere cellulare, alveolare o granulare, o fibrosa. Qual è la struttura fibrosa, ragazzi? Legno, per esempio, no? Oppure ancora per composizione, quindi, diciamo, composto a matrice, stratificato, misto, diciamo, monomaterico e così via. Allora, perché vi dico questo? Perché qui ci sono tante scuole di pensiero, ragazzi. Allora, ci sono persone che dicono il polistirolo, diciamo, ma mai, il polistirolo, mai. Cioè, prendiamo le fibre naturali, prendiamo il sughero, prendiamo, perché questo? Perché il discorso si sposta su piani diversi in funzione se voi guardate esclusivamente l'edificio in quel momento oppure se guardate l'intero ciclo di vita dell'edificio. Qui la cosa si fa molto più lunga e molto più complessa, per cui, diciamo, non è l'ora per andare su questo argomento qui. Però badate che ieri, diciamo, c'è un problema di decomposizione, diciamo, di ritorno al naturale di questi oggetti. Questi sono oggetti artificiali e che se, diciamo, poi li buttate nell'immondizia, ovviamente si decompongono ovviamente con velocità diverse rispetto alle fibre naturali, al cocco, al sughero, eccetera, e soprattutto hanno un contenuto energetico, cioè per produrlo devo consumare energia. E allora l'energia è solo quella che sto disperdendo qui oppure quella anche che viene immagazzinata nel materiale? Giusto per darvi un flash, ancora una volta, uno sguardo un po' più lungo di quello che facciamo a lezione. Attenzione, perché ci sono degli studi che vanno a vedere tutto il ciclo edificio, diciamo, di vita dell'edificio, si chiamano LCA, Life Cycle Analysis. Vado a vedere l'intero ciclo di vita e l'energia che vado a consumare non soltanto quando uso l'edificio, ma anche quando ho costruito le materie prime, quando in cantiere l'ho solo messo in opera e quando lo porto dalla culla alla morte, quindi anche quando lo devo smettere, perché gli edifici è vero che vivono un po' di più delle persone, ma anche loro hanno una nascita, una vita e una morte. Quindi dopo che, diciamo, raggiungono il proprio, diciamo, la fine del proprio ciclo di vita, li devo anche demolire, portare, diciamo, in discarica, devo in qualche modo farne qualcosa di questi materiali. E quindi se guardiamo l'intero ciclo di vita, l'energia che serve in tutte le fasi è diversa soltanto nella fase di uso. Ovviamente mi guardo bene da chiedervi questo, perché diventerebbe molto più complesso, però capite che, diciamo, certi argomenti sono estremamente ancora più profondi di quanto noi possiamo immaginare guardando semplicemente l'uso. Allora, io questo ve lo lascio come materiale, quindi state tranquilli. Queste sono le tecnologie, quindi come posso mettere l'isolante? L'isolante lo posso mettere in intercapedine, quindi tra una fila di forati e l'altra posso mettere l'isolante, lo posso mettere all'esterno. Qualcuno di voi ha sentito parlare di isolamento a cappotto?
porta è l'ultimo strato che ho metto, no? Allora quindi lo posso mettere all'esterno dell'edificio, oppure posso isolare all'interno, oppure posso isolare in modo passivo, cioè posso in fase di costruzione, non in fase di retrofit. Retrofit vuol dire riqualificazione, cioè quello che voi vorreste fare, dovreste fare sul vostro edificio, dire va bene, consuma molto, facciamo il cappotto, facciamo, mettiamo un isolante in intercapelli se è possibile, così via, oppure mettiamolo all'interno. Invece se uno dice vabbè, ma io posso pure distruggere la parete e ne faccio una nuova, quindi mettere direttamente uno strato che è, diciamo, ha un isolamento molto, diciamo, ha una conducibilità molto bassa, e quindi l'isolamento in quel caso è diffuso. Quindi vedete che ci sono tante modalità anche di posizionamento di questi isolanti. Bene, quindi le tecnologie sono sostanzialmente, possono essere sostanzialmente diverse. Ovviamente ciascuna ha un vantaggi e svantaggi. Se voi volete fare casa vostra, volete fare un retrofit del vostro appartamento, ma voi mica potete isolare dall'esterno e il condominio non vi dice niente. Non è che potete mettere a un certo punto 20 cm isolante tanto intorno a casa vostra. E allora cosa dovete fare? Dovete metterlo all'interno o venite a capelli. Quindi capite che ci sono una serie di altri aspetti che dovete in qualche modo valutare. Chiaro che sulla scuola, diciamo, avete una maggiore, tu un tutt'uno, quindi non si fa tutta, non si fa tutta. Quindi da questo punto di vista un isolamento a pacca è sicuramente percorribile. Per l'economico, ovviamente. Sostenibilità deve essere sempre di tutto, sostenibilità anche economica. Allora, lasciamo perdere, diciamo, le trasmittanze. Allora, diciamo, giusto un po' per iniziare a guardare i valori di trasmittanza, sulle superfici verticali, il decreto legge 26 gennaio 2010, che aveva modificato il 311 e il 192, dava questo in diverse classi, diciamo, in diverse zone climatiche, dava su strutture verticali questi come valori di trasmittanza, giusto per cominciare a vedere anche i numeri, perché gli ingegneri non solo devono capire la fisica del problema, la devono quantificare, se no non sono ingegneri, quindi se non riescono a quantificare con dei numeri quanta energia ci sono, cioè, ovviamente non riusciamo poi a fare un progetto. Vedete che i numeri sono estremamente bassi, 0,26 classe F, sono tanto più bassi quanto più è freddo il clima. Quindi classe F, A, siamo a Pantelleria, un caldo di pazzi, diciamo, in F stiamo a Bolzano, stiamo praticamente, diciamo, in una zona molto molto più. E quindi ovviamente più ovvio, diciamo, è freddo il clima, più i gradi giorno sono molto elevati, più elevati, e più ovviamente dovevo far diminuire, vedete, il valore della distanza. Quindi 0,26, 0,27, 0,29, 0,34, 0,41, 0,54. Se andate a casa vostra, quando andate alla vostra scuola e andate a misurare la trasmittanza, secondo voi che valore trovate? Vediamo chi ce lo dirà. Allora, noi stiamo a C, quindi 0,34 dovrebbe essere qui a Cassino. Se vado a misurare la scuola di Cassino, quanto trovo secondo voi? 3 volte tanto. Va bene? Quindi avete circa 1. Quindi è possibile che la scuola che, diciamo, andate a seguire, fate a fare la diagnosi energetica, abbia 0,8, 0,9, 1, anche 1,1, qualche volta 1,2, cioè cosa. Quindi giusto per capire cosa vi dovete aspettare, se avete 0,34 dice forse ho fatto qualche a meno che non sia stata una scuola costruita, cioè ci siete entrati l'altro ieri, perché in classe C, cioè pardon, sarebbe, diciamo, in classe in, sì, più o meno sarebbe in classe, con quelle trasmittanze sarebbe in classe C, più o meno, perché queste trasmittanze sono quelle minime, quindi il minimo di legge corrisponde più o meno alla classe C. Adesso non lasciamo perdere zona climatica classe, non vi confondete, sono due cose diverse. Per cui mediamente, soltanto se state a Bolzano, in cui già tutte quante le scuole si costruiscono tutte quante in classe A, trovate trasmittanze di quel tipo. Perché il progetto non lo stiamo facendo a Bolzano, siamo a Frosinone, allora probabilmente non abbiamo quelle trasmittanze. Allora, ritorniamo a noi. Allora, guardiamo allora adesso questa formula. So che stanco, so che siete stanchi, vi faccio vedere questa formula e poi mi fermo. Non la volete vedere. Un minuto però. Allora, guardiamo questa formula e capiamola. E poi ci fermiamo perché, diciamo, so che siete stanchi. Allora, se andate a vedere questa U, ragazzi, non è nient'altro che la trasmittanza di un componente opaco che noi vogliamo determinare. È questa qua, vedete? Cioè dentro c'è tutto quanto, c'è questa resistenza RT. Allora, come si fa a determinare? Allora, vedete che qua, intelligentemente, che ha fatto chi ha scritto questa relazione? Non l'ho scritto io, l'ho copiata la norma,
ha scritto semplicemente 1 su R. Perché ha fatto 1 su R? Perché diciamo, ci sono già un meccanismo in parallelo, quindi qui dentro ci sono tutte le resistenze di tutti gli strati. Allora andiamo a vedere strato per strato quali sono le resistenze. Primo strato chi è? L'area che sta all'interno. Allora metto 1 diviso alfa. Alfa chi è? È un parallelo tra due cose, tra l'H convettiva e l'H radiativa. Voi dice, ma come faccio a valutare? La trovate già bella e tabellata, ragazzi, non vi preoccupate. Però dovete sapere che lì dentro ci sta convenzione e irraggiamento. È chiaro? E quindi quell'H si riferisce a delle condizioni particolari, quella di un edificio medio che sta in un posto medio con una certa temperatura media e con determinate condizioni, con una certa altezza media e così via. È chiaro che se aumenta l'altezza, diciamo, voi ci mettete un ventilatore davanti, quell'H non è più quella, va bene? Secondo aspetto, che cos'è questo, ragazzi, secondo voi? Bravissimi, cioè sono tutte le resistenze conduttive, è una sommatoria, questo simbolo vuol dire somma, cioè quando vedete il simbolo si sigma è la somma di tanti strati. Se ho 3 strati è S1 sul, diciamo, ovviamente S1 su lambda 1, lambda abbiamo detto che è la conducibilità, giusto? Quindi S1 su lambda 1 più S2 su lambda 2 più S3 su lambda 3, quindi se ho 3 strati, se ho 4 strati più S4 su lambda 4. Quindi se io prendo 4 di questi strati, vedete, 1, 2, 3, 4, li metto in serie, che devo fare per determinare la resistenza? Se qua ci metto una temperatura e qua ce ne metto un'altra, che devo fare per determinare la resistenza totale di questo strato? La somma di cosa? Ok, e quindi le 3 resistenze devo mettere i 3 spessori, devo andare a misurare, e devo avere le 3 conducibilità, va bene? Quindi è estremamente semplice dal punto di vista logico. Quindi prendete questo e fate la trasmittanza della vostra muratura. Lo sapete fare? Sicuro? Qualche volta non potete prendere la conducibilità. Quando non la potete prendere, dovete prendere l'R. Secondo voi? Quando avete un oggetto strano, non omogeneo. Questo. Andate sull'abaco e trovate direttamente la R del blocco di questo blocco. Quindi RJ non sono, diciamo, in questa formula rappresentano le resistenze di questi blocchi. Quindi se tra uno strato, tra questo strato e questo c'ho questo, va bene? C'ho un mattone, evidentemente dovete avere sommatore di S su lambda, sommatore di S su lambda, RJ, va bene? Se ne ho più di uno, ho sommatore di RJ. Bene? E ovviamente alla fine cosa c'è? Finita la parete? L'alfa esterna. Bene? Conduttanza convettiva e radiativa, quindi siamo, diciamo, dalla parte esterna, alfa con E. Quanto è alfa con I e quanto è alfa con E? Vediamo un attimo, secondo voi. Ordine di grandezza. Allora, mediamente all'interno avete circa 7 come alfa. E all'esterno avete 20, avete 3 volte tanto. Va bene? Quindi 1 su alfa, qua praticamente fa circa 0,14 e qua fa 0,04. Quindi questi sono i valori più o meno di riferimento, ma questi li trovate tutti quanti da pedale. E mi fermo con questo.